ragazzi, io sono Jesus e oggi siamo riprendiamo con Mega Man Star Fox 3 Black Ace. Ok, dobbiamo andare al quartier generazionale a Wasa, quindi facciamo arrivare un treno. Ok, se vi ricordate nello scorso episodio, King era riuscito a prendere il controllo della Meteora G e aveva sparato un tremendo raggio laser sulla Wasa che ha intrappolato al suo interno la dottoressa Golda. Oggi siamo qui per salvarla. Così questo è già Vega. Che rumore potente. Grazie alla resistenza acquisita non dovremmo avere problemi. Inizio a capire perché Mr. Borer si è opposto alla richiesta di Bud e Sonia di accompagnarci. Sarebbero stati in serio pericolo stando così vicino ad un rumore simile. Hai ragione. Quindi la nonnina dovrebbe trovarsi nell'area, eh? Anche se effettuassimo il cambio d'onda M, non credo che sarà una cosa semplice entrare. Deve esserci un modo. Ragazzo, forse c'è un modo. Cosa intendi dire? Il tuo corpo ha acquistato una resistenza maggiore al rumore. Forse con la mia prodigiosa forza potrei farne a pezzi un po'. Davvero? Non funzionerà ovunque, ma potrebbe in quei punti in cui il rumore è molto debole. Sembra un piano, facciamolo, Vega. Wizard Doll. Rumore schifoso. Arrivo! Oh, uno, due, tre. Stai iniziando, ho tre opzioni. Wow, quanti ingressi ad onde rumore. Forza, attraversiamole. La Godda dovrebbe trovarsi in una di queste onde rumore. Dobbiamo sbrigarci. Allora. Ambarabacci cicocò. Al centro. Anzi no, quella più distante mi ispira. Allora. Nope. Non è questa qua. Ok. Quella al centro? Proviamoci. Ok. Nemico eliminato. La mia peggior battaglia. What? Ok. Rumore corvo. Oddio! Non smorzato, carte d'attacco elementali fuoco più 30, annulla pannelli velenosi, bug, HP e ad attacchi buco nero. Attacco caricato, shocking flare, usa fiamme che bloccano i nemici. Controlla i messaggi per ulteriori dettagli. Ti adatti al rumore? Cioè in pratica questa noise è quella di Corvus, che figata assurda. Sì, guardate. Rumore Corvus, cambio completato. Allora, non è a destra, non è a sinistra, cioè non è al centro, è a sinistra. Ok. È per forza qui, cioè. Da qualche parte c'è. Oh, l'abbiamo trovata! Oh, guardate, ho un culo nelle scelte, che giuro, cioè, mamma mia. Così questo è il mondo dei nuclei programma. Un'onda rumore. Ah, dottoressa Goddard, grazie al cielo sta bene. Arthur ha lottato nei nuclei programma come questo. Se una vecchia come me può essere felice di in salute fino a quest'età, allora perché? Allora perché un bravo ragazzo come lui è dovuto... Dottoressa Goddard. Non ho potuto far nulla per aiutarlo. Oddio, virus. Un virus! Mega Man! Siamo qui per salvarla. Il sacrificio di Ace sarebbe vano se morisse qui. Hai ragione. Ho ancora molto da poter dare per contribuire alla lotta. Mega Man, è meglio che mi porti fuori da qui. Non intendo andarmene senza di lei. Onda lotta! In onda! Sono d'accordo. Ragazzi, ho cambiato noise, attenzione. 5 punti a Gryffondoro. Allora, cosa c'entrava? Ce l'abbiamo visto. Oh, salve. No, che sfortuna. Dai. Ok, controattacco. Ok, battaglia easy. Grazie, Mega Man. Sono stata tranquilla tutto il tempo, sapevo che saresti venuto. Ma perché hai voluto rimanere se sapeva di esporsi al pericolo? Avevo qualcosa che dovevo assolutamente finire. Non preoccuparti, una volta sicuro dirò a tutti di cosa si trattava. Beh, allora credo che sia meglio fare push out.
Buona idea. Ok, dottoressa, è ora di andare. Ok, devi solo condurmi all'uscita. Nessun problema, mi segua. Non posso farlo, quello. Almeno, non mi sembrava che io potessi farlo. Grazie mille, Gio. Ho dato l'ordine che tutto il personale della UASA venisse trasferito immediatamente al castello Aloha. Al castello Aloha? Si riferisce al castello sull'isola di Aloha? Perché trasferirsi in un posto così lontano come il castello Aloha? Naturalmente non è stata una decisione semplice. Geo, vorrei che andassi al castello Aloha. Ti raggiungerò appena avrò terminato alcune cose. Perfetto. Oh, c'è anche il capo, Boreal. Mr. Boreal, capo! Sono così felice di vedere che siete tutti due sani e salvi. Per questo dobbiamo ringraziare solamente la dottoressa Gotham. Geo, stai bene, vero? Sta bene, vero? Sì. Aspetta, non è ancora qui? So che è sottoposto ad alcune visite all'ospedale locale. Dopotutto ha passato molto tempo all'interno di un underwater. Per quale motivo ci avrà chiesto di riorganizzarci qui? Ottima domanda, davvero. Risponderò immediatamente alle vostre domande. Dottoressa Goddard, come si sente? Non c'è nulla di cui preoccuparsi, grazie. Come ho detto, sul perché siete stati tutti evacuati qui, avevamo previsto che la UASA sarebbe stato uno dei primi obiettivi del DLR, se avesse ottenuto pieno controllo della metodologia. Dopo aver distrutto tutte le divisioni della UASA, il computer principale rimaneva la nostra ultima speranza. Il DLR non avrebbe permesso che rimanesse al nostro possesso. Perciò è rimasto per poter essere certo di ultimare le contromisure, non è così? Ma quali erano queste contromisure? Ultimavo il trasferimento delle funzioni del computer principale. Ora sono state trasferite al sistema ambientale del castello Aloha. Ah! Oh, oddio, che mossa geniale! Geniale! Brillante! Il sistema ambientale ha sicuramente le specifiche per eseguire correttamente le funzioni appartenenti al computer principale. Capo! L'analisi della meteorologia è stata ultimata. Attualmente rimane in orbita sopra la Terra. Proprio come ha detto King. È in grado di controllare i suoi movimenti, per non parlare delle altre funzioni. Ne ha davvero il pieno controllo. Se la meteorologia colpisse il pianeta, tutta la nostra tecnologia verrebbe spazzata via. Invece che farla schiantare sulla Terra, la userà come strumento per soggiogare il mondo. Non permetterò che accada. Beh, al momento non abbiamo idea di dove si trovi. Inoltre dobbiamo escogitare un piano per fermare la meteora G. Pensiamo alla cosa nella maniera opposta. Fermando la meteora G rovineremo i piani di King. Abbiamo ancora una chance, la battaglia non è ancora conclusa. Molto bene. Da ora in poi questo sarà il nuovo quartier generale UASA anti-meteora G. Gente, al lavoro sul piano, questo è il nostro pianeta. Sì signore. E io che faccio? Datemi qualcosa da fare. Posso salvare il mondo anch'io, no? L'ho già fatto altre 14 volte. Allora, Gio. Sì? Il personale UASA sta facendo ciò che si aspetta da che faccia. Non cercherò di fare tutto con le tue sole forze. Fai solo ciò che riesci a fare. Che cosa posso fare? Al momento non si può fare niente per quanto riguarda la meteora G. Di che stai parlando? Non si può fare niente? Possiamo eliminare dei virus o cose del genere, ci permette di darci da fare. Oh, Makers, vorresti conservare tutta quell'energia solo per un altro po'? Una volta che avremo un piano d'azione avrai molto da fare. Per adesso voglio che voi due torniate a Decoridge. Tornare a Decoridge? Sì, tua madre deve essere molto in pensiero per te. Vai a casa e restituisci il sorriso. Non ha torto, sei stato così impegnato che non l'hai vista molto. Ok, dottoressa Goddard, andrò a casa per un po'. Ma se succede qualcosa me lo faccia sapere. Promesso. D'accordo allora, andiamo a trovare tua madre. Strano. Qualcosa la turba, Mr. King? La meteora G non sta utilizzando il 100% del suo potere. Dovrebbe generare un jamming molto più potente. Il jamming dovrebbe creare una copertura invalicabile per gli SIM. Inoltre gli umani che venissero a contatto dovrebbero distruggersi. Ma la meteora G è completamente sotto il suo controllo. È impossibile che non esegui i suoi ordini. Ok ragazzi, scusate per l'interruzione, ma mia mamma deve passare con l'aspirapolvere. Se sentirete ancora un po' di casino mi dispiace, ma non è dovuto a me. Sappiate solo quello. Sopportate in silenzio. Allora,
Questo significa che c'è qualcuno esterno alla Wasa che mi sta ostacolando. Ma chi potrebbe essere? Chi aspetterebbe fino all'ultimo momento per colpirmi? Heartless, vai a fondo con questa faccenda. Sì, Mr. King. Molto interessante, molto interessante. Ok, bisogna tornare a casa. Parliamo un po' come vanno, ok? Che ve ne pare? Buona idea, cattiva idea? Non ne ho la minima idea. Gio, dove sei stato? In città si è scatenato il panico, non riuscivo a contattarti. Non avevi idea di quanto fossi preoccupata. Mi dispiace tanto, c'è stata... Gio, non farmi preoccupare mai più così. Con tuo padre disperso, non mi è rimasto nessun altro. Mamma, cosa farei se dovessi perderti? Il mio mondo crollerebbe se perdessi anche te. Non potrei sopportare lo stesso dolore di quando tuo padre è scomparso. Scusami, normalmente non sono così. È tardi, quindi vai a dormire. Ok. Wow, l'ho fatta arrabbiare stavolta. Cosa? Oh mio Dio. È un messaggio di Ace. Caspita. Ok ragazzi, ma lo leggiamo nella prossima puntata. Sono stronzo, lo so. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi e forse Ace non è morto. Quindi, bella ragazzi. Oh, ma cosa sta succedendo? Strano. C'è qualcuno? C'è qualcuno. Ehi, mi sentite? Mi riceviamo? Axel, cosa succede? E cuffia! E cuffia! Esce! Oh, mi fa culo così! Lo sparite! Era come un cazzo! Davvero? Ehi, pronto, vedete il ripetitore? No, ne sono giù una uppsida! Come dove sono? Sono in un posto con i generatori! Con qualcosa che si attiva da solo. Parkour! Parkour!